incastonata nel verde smalto della sua conca d'oro, circondata dallo scenario delle montagne e delle colline digradanti al mare, Palermo, perla del Mediterraneo, è fiera del suo golfo e del suo porto che ospita naviglio d'ogni genere. I grandi transatlantici che collegano continente a continente sono dominati dal massiccio del Monte Pellegrino, che Goethe definì il più bel promontorio del mondo, e così le piccole barche dei pescatori, sempre fedeli alle loro pittoresche caratteristiche tradizionali. Il capoluogo della regione è punto d'incrocio per i traffici tra nord e sud, e del sud offre già un presentimento la superba vegetazione dei suoi parchi e delle sue ville. La città moderna ha un suo tipico aspetto. Due grandi strade la dividono in due distinti blocchi, uno dei quali si distende lungo il mare e l'altro verso l'interno. Palermo conta insigni monumenti che recano le vestigia di antiche civiltà e di vari stili, talvolta sovrapposti. Barocco, Rinascimento, Arabo-Normanno. Normanno è il chiostro che vedete, anch'esso verdeggiante, d'una rigogliosa flora che asseconda le pie meditazioni dei monaci, quando essi non sono chiamati a svolgere la loro missione di carità nell'interno dell'isola assolata. Come fan presto a venir su queste mura? Qui sta infatti sorgendo un modernissimo nucleo d'abitazioni rurali, Borgo Manganaro. Vi saranno chiesa, scuola, ospedale, stazione dei carabinieri, spacci di genere alimentari. E vi faranno capo i contadini dei casali circostanti per un raggio di 30 chilometri. I lavori procedono alacremente sotto un sole implacabile che sembra aiuti marmorari a spaccare le pietre. Gli operai sono tutti siciliani e lavorano materiale dell'isola per restituirlo, trasformato dalla loro abilità, alla terra natale. Borgo Manganaro porterà migliori condizioni di vita a una vasta zona. Dove essa termina, ecco già sorgere un altro borgo, e più lontano altri ancora, sino a formare una rete di piccoli centri cittadini nella vasta campagna, dove alcune abitazioni conservano aspetti assai primitivi. Ogni borgo in costruzione è un operoso cantiere, cui la gente del contado guarda con fiduciosa speranza, ben sapendo quali vantaggi morali e materiali ne trarrà. Un altro nucleo rurale in via di attuazione per opera dello Stato, Borgo Gallea, sarà anch'esso costituito da un complesso di edifici pubblici, tra cui quello scolastico. Ne auspicano il più sollecito compimento i bravi ragazzi della zona, oggi costretti a sveglie antelucane per raggiungere all'ora giusta e con qualunque tempo la scuola, che domani sarà invece ben più vicina ai loro casolari. Altre costruzioni sorgono qua e là per dare un nuovo impulso di vita religiosa, civile, educativa e sociale, come nell'antica polis, al probo, tenace e austero popolo dei campi, al quale ogni chicco di grano è costato una goccia di sudore. La terra degli aranci e dei limoni, dei mandarini e dei verdelli è anche tra le più generose d'Italia nella produzione di orzo e di frumento. All'epoca della mietitura, questo, ordinato in covoni e lasciato sui campi, verrà poi avviato al borgo rurale più prossimo per esservi trebbiato.
Qui siamo a Borgo Schirò, dove i lavori sono ultimati da tempo ed è in piena efficienza. Anche questo è articolato negli edifici pubblici più importanti, con le sue strade e i suoi larghi, simili al centro di una città piccola, dove tuttavia nulla manca perché il ritmo della vita quotidiana si svolga in perfetta armonia nella varietà dei suoi aspetti. La buona madre di famiglia è venuta per le compere. Un operaio infortunato troverà l'ambulatorio e il sanitario che lo medica. I militi della Benemerita rientrano in caserma dopo una perlustrazione. E la massaia fa provviste per i frugali pasti della settimana. Ed ecco un gaio sciame liberato dopo qualche ora di necessaria permanenza al chiuso. Un tocco di spensierata gaiezza cui fa subito seguito un'effusione di teneri sentimenti più facile a vedersi in campagna che in città. Il breve corteo, commovente per modestia e semplicità, accompagna al fonte battesimale un nuovo cittadino di Borgo Schirò. Madre, padre, padrini, parenti prendono parte al mistico rito che si compie con una lieve aspersione d'acqua benedetta, cui terrà dietro l'inevitabile del neonato in lacrime. Il borgo rurale siciliano attesta una civiltà modernissima che vanta quali sue antenate quelle di Roma e della Grecia. Civiltà quest'ultima di cui la Trinacria fu campo fecondo d'espansione. Da Taormina, da Siracusa, da Selinunte, dai mistici templi d'Agrigento, la Grecia invia ancora oggi all'umanità il suo insuperato messaggio. Ne è testimone anche la greca Zancle, porta della Sicilia, la falcata Messina, rasa al suolo dal terremoto al principio del secolo, poi duramente colpita dall'ultima guerra, e risorta a nuova vita per il sollecito intervento dello Stato e per il tenace amore dei suoi figli.